Ciao a tutti, eccomi un nuovo video. Ciao a tutti, oggi vi volevo far vedere i nuovi acquistini fatti prevalentemente in profumeria da Yves Rocher. Spero mi vediate perché non so come, forse si allontano meglio, non lo so. Comunque spero che questo video vi possa interessare, il telefono a parte. Ho comprato da Tiger a 1 euro le cingomine. Non so se le vedete anche voi queste. Sono abbastanza buone per 1 euro, tutte bene. E ho preso anche da Tiger queste 3 limettine per le unghie che le voglio mettere in borsa. Tutte volte mi si spezza un'unghia, non ho mai una limetta libera. Poi da Yves Rocher a 6 euro qualcosa ho comprato la crema bye bye spuntatina della L'Oreal Viv, 6,90 mi sembra, non lo so. Dopo aver visto il video di The Lady qui su YouTube, se riesco mi metto il link del suo canale, ha fatto un video parlando anche di questo prodotto, che si è trovata molto bene, perché la luce è fantastica, si è trovata molto bene. Io l'ho provato oggi dopo la doccia e i capelli sono abbastanza domati, abbastanza tranquilli, non pazzi. Poi invece da, questo era da Tiger e da Yves Rocher, da ho preso a 4 euro questo smaltino della Sally Hansen, che non ho sentito parlare molto bene, quindi voglio provare anche la base della Sally Hansen. C'è anche tutta una linea per la cura delle unghie, però la voglio provare. Ho preso questo colore di grigino fanghino, anche lì sembra grigio, ma è un grigio fango. E ho preso sempre in offerta 10 euro qualcosa questo lip paint matte della L'Oreal. Ho preso il colore tipo mattoncino, marroncino, carino, nude, finalmente, se posso usare. Era in offerta perché c'era il 20% di sconto. Poi gli altri acquisti barra regali sono tutti di Yves Rocher. Infatti ci sono 3 buste perché ci sono andate 3 volte. Allora, la prima volta che ci sono andata, qual era? Vediamo i prezzi esatti qui. Allora, smalto no, eccolo qua. Allora, la prima volta ho preso giusto 8, 9 e 10, ok. 3 giorni di fila, notato 8, 9 e 10 maggio. Fantastico. Mi sembra fantastica la cosa. Comunque, ho preso questo latte idratante rassodante alla centella asiatica per tutti i tipi di pelle, 2 in 1. È un bel boccione da quanto sei tu? 200 ml, idratante rassodante per le zone un po' critiche. Questo l'ho pagato 9,95 euro, sconto, me l'ha scontato di 2 euro. E poi ho preso questo profumino della Vanilla Bourbon Vaniglia, alla vaniglia ovviamente, che io tutto ciò che è vaniglia o cocco io adoro. Ho finito il profumo dell'acquolina l'acqua profumata, la vaniglia, l'acquolina, ho preso questo. Trovate? Ti manca solo 1 euro per il punto e va bene. Prendiamo quello. Il giorno dopo ci sono tornata perché mi mancava. Avevo finito l'esfoliante corpo, giusto? Sì. Avevo finito l'esfoliante corpo. Sì.
che questo qua da 150 ml sfogliante a gommaggio vegetale, polvere da bicocca, tutti i tipi di pelle, 150 ml il tubetto, c'è questo colorino, se lo vedete, molto molto carino, si vede le particelline. Lo proverò adesso che ho finito quell'altro. Io lo uso sotto la doccia su pelle umida. Costava 9,95 e me l'ha scontato di 3,98 euro. Poi ho preso questo SOS mani pulite, mi sembra carino, ha una profumazione buonissima di arnica, però non lo so, sa di crema mani, della di crema mani buonissima, è l'igienizzante mani. Io ho quella della mucchina, però ha un odore allucinante. Con questo speriamo di ovviare al problema. Poi di brochure io mi fido, perché se è nickel test, quindi mi fido. E questo è costato 3,95, sempre per la storia del punto. Avevo in omaggio per il compleanno, visto che è il mio mese che io faccio il compleanno, fine mese faccio gli anni, ebbene sì, fa 30 anni anch'io, e vai, visto che era il mio compleanno, ho avuto il 40% di sconto di un prodotto e ho avuto questi due in regalo, che è lo smaltino color fucsia ciliegia che ho su adesso, ma non dura moltissimo perché l'ho applicato sabato, è un po' così, non dura molto senza top coat, devo comprare un top coat perché non ne ho più, mia mamma me l'ha sterminati tutti. E questo lucido labbra qui, che è un rosino, ma lo faccio vedere, è molto trasparentino, un rosato molto molto così. E questi erano i regali per il compleanno, sempre utili. Il giorno dopo ancora mi mancava, cioè mi sono decisa ad acquistare il Pure Light, il fondotinta che ha fatto Yves Rocher, il Pure Light, che una delle commesse di qui a Spezia, la Spezia, non so se conoscete, mi voleva vendere il rosé, ma io non ho assolutamente niente di rosé, io ho un sottotono neutro tendente al giallo, cioè un medio neutro tendente più al giallo. Io ho preso il beige 100, che me lo sono sgocciato con il tester, questo qui, beige 100, ed è il mio colore. Perché voleva vendermi un rosé? Ma io dico, almeno fai lo swatch almeno qua, non qua, fai almeno lo swatch qui alla luce del sole, alla luce naturale, per vedere il vero tono della pelle, non così a caso per vendertelo. Comunque il giorno dopo sono tornata, c'era l'altra ragazza molto più, diciamo, comprensiva, e mi ha, l'ho preso questo. Ho visto che guardavi anche la cipria, appena posso mi comprerò anche la cipria, perché è leggero, è coprente, però secondo me va fissato con una cipria. Io ho solo la cipria quella bianca trasparente, non posso andare in giro tipo fantasmino. Questo l'ho pagato 17,95, scontato di 3 euro, questo qui, quindi 14,95. Se vi interessa, è da 30 ml come tutti i fondotinta, ve lo faccio vedere perché me l'hanno fatto il video tutti. So che gli hanno inviato, almeno l'hanno inviato, l'ho comprato. Eccolo qui.
come siamo carini. Ho già detto una volta, però voglio fare il video di una full face, se vi può interessare. Io una come che mica se trucco, però sono pigra, non mi trucco. Nel trucco sono un po' pigra, tutto il resto no, nel trucco sono un po' pigretta. Come omaggio, perché mi era arrivata l'email che avevo un omaggio per la festa della mamma, bla 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 bla, mi hanno dato questo, che è l'Exigenes riparazione più anti-inquinamento e trattamento ristrutturante da giorno. È un bel campioncino perché è da 30 ml, quindi massa del campioncino. Questo non l'ho pagato perché era omaggio per la festa della mamma. Quindi io dovrei aver finito. Spero che questi acquisti vi piacciono, mi possano interessare. Yves Rocher ha anche il sito internet, ve lo faccio vedere un po' meglio. C'è il sito internet che andrà a vedere tutte le promozioni di tutti i prodotti. È una cosa molto simpatica perché c'è le recensioni di chi li ha, chi li compra i prodotti, in più fanno video su YouTube con youtuber molto famose, tipo La Sendina, tipo Grayson Yordash, che vi saluto. C'è un sacco di youtuber che fanno i video recensioni di Yves Rocher. Io la conosco da quando ero piccina perché l'amica di mia mamma è stata una tra le prime addetta vendita di Yves Rocher. Yves Rocher è una vendita tramite catalogo, poi sale di livello e puoi aprire il negozio, però è una vendita tramite catalogo. Comunque le info tutte nel sito internet se interessate. Sally Hansen invece è rivenduto da Tivota, se vi può interessare, scritto così. Poi questo io l'ho trovato da Ipershop, però penso che ce l'abbiano quasi tutte, della L'Oreal. Tiger lo conoscete tutti, faccio vedere anche il simbolo di Tiger se non sapete qual è. E questo c'hanno più o meno, i Persop e Tigotà c'erano sicuro, poi non so gli altri, però io vi consiglio più questi che sono matte, che durano molto molto di più, quasi come una tinta. E niente, vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, commentate con quali acquisti avete fatto ultimamente e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!